Il Salmo 22 che vogliamo commentare in questo terzo incontro si collega al Salmo 17 per il tema della giustizia di Dio, ma è un salmo troppo noto. Si inizia proprio con quella frase che Gesù pronuncia sulla croce: Dio mio, perché m'hai abbandonato? Questo salmo è un salmo che ci presenta la sofferenza, ma anche ci presenta la salvezza di un giusto. Leggendo questo salmo, nella storia della tradizione è stata applicata l'identità di questo giusto che soffre ingiustamente al Messia e alla figura di Gesù. I Vangeli hanno riportato il racconto di questo testo attraverso l'immagine di Cristo sulla croce, che prima di morire pronunzia all'inizio di questo salmo: Dio mio, perché m'hai abbandonato? Ma se noi approfondiamo bene questo testo lungo, siamo di fronte a 32 versetti, si può dividere in tre parti. I versetti 2 e 22 raccolgono il lamento di questo giusto che, sentendosi abbandonato da Dio, sentendo il silenzio di Dio di fronte alla sua sofferenza, rielabora e racconta il male che egli sta soffrendo. È un testo che noi leggiamo e che ci fa una grande paura, pensando al dolore di colui che ha vissuto questa esperienza. Appena possiamo ascoltare alcuni versetti, che subito ci viene davanti l'immagine della croce di Cristo. Il Salmo recita così: Dio mio, perché mi hai abbandonato? Lontane dalla mia salvezza le parole del mio grido. Mio Dio, grido di giorno e non rispondi, di notte ma non c'è tregua per me. Eppure tu sei il santo, tu sei in trono fra le lodi di Israele. In te confidarono i nostri padri, confidarono e tu li liberasti. A te gridarono e furono salvati, in te confidarono, non rimasero delusi. Ma io sono un verme e non uomo, rifiuto degli uomini, disprezzato dalla gente. Si fanno beffe di me quelli che mi vedono, storcono le labbra, scuotono il capo. Si rivolga al Signore, Lui lo liberi, lo porti in salvi se davvero lo ama. L'esperienza di questo racconto è un rifiuto che questo giusto sofferente riceve dai suoi oppositori, sia un rifiuto sociale, sia un rifiuto antropologico. Egli viene cacciato via e viene consegnato alla morte attraverso una sofferenza enorme. Egli racconta che i suoi oppositori sono come dei tori che aprono le fauci, come leoni che sbranano e ruggiscono. E lui si sente come un'acqua versata, le ossa sono slogate, il suo cuore si fonde come cera, arido e come un coccio, la sua lingua è incollata al palato. Egli sta vivendo l'esperienza della morte. Le sue spalle, le sue mani, le sue ossa, la sua tunica, tutto viene intriso di sangue. E il grido di questo giusto innocente è: salvami, Signore, dalla morte, salvami dalle corna dei bufoli, dalle fauci del leone. E dunque l'esperienza del silenzio di Dio che ritorna, come voi possiamo sapere, anche nell'esperienza della sofferenza dell'uomo. Uomini e donne che vivono il dolore e che si pongono la domanda: dov'è Dio di fronte alla sofferenza? Dov'è Dio di fronte all'ingiustizia? Ma il Salmo ha una seconda parte, i versetti 23-27, che compongono non più una lamentazione, ma un ringraziamento, perché Dio ha ascoltato la voce di questo personaggio. Il giusto provato ha capito che la sua prova ha un senso. Imparare dalla sofferenza, imparare dalle ingiustizie la fedeltà di Dio. Egli dunque, nella seconda parte del Salmo, vuole testimoniare che Dio ascolta la voce di coloro che soffrono, che Dio viene incontro ai poveri, ai bisognosi, che il loro cuore vivrà per sempre. Non è un salmo allora di disperazione, è un salmo di speranza. E l'ultima parte, la terza parte, è una profezia, non più che guarda al presente o che racconta un passato,
ma che guarda al futuro. Se Dio è fedele alla sua missione, se dalla sofferenza c'è un senso di vittoria, allora questo momento di prova diventa anche un momento di speranza. Perciò il Salmo termina così: lo servirà la mia discendenza. Si parlerà del Signore alla generazione che viene. Annunceranno la sua giustizia e al popolo che nascerà diranno: ecco l'opera del Signore. Il Salmo 22, pronunciato da Gesù sulla croce, diventa allora il Salmo della profezia, della speranza.